Gianluca Chemini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti e a tutte. E benvenuto davvero qui nel posto delle parole per condividere un libro, un piccolo libro di Christian Bobin. Altri ne abbiamo già Sì. raccontati e ci fa sempre molto piacere incontrare la scrittura di Christian Bobin. Ricordo sempre ai nostri ascoltatori la prima volta che abbiamo raccontato questo scrittore. Era per un libro pubblicato dalla casa editrice Kikaion della Comunità di Bose, nella traduzione di Guido Dotti, e L'uomo che cammina. Ah, certo. Ed è forse uno dei libri, forse il libro in assoluto più conosciuto di Christian Bobin. Ma Gianluca Chemini, lei Sì. ha rivisto la traduzione, ha lavorato insieme con Emanuele Borsotti, che ne ha curato la traduzione del libro di Christian Bobin, il libro La vita scrive a matita. Ecco, com'è stato Esatto, per sì. lei l'incontro, prima ancora di arrivare a questo libro che stiamo per raccontare, com'è stato per lei l'incontro con Christian Bobin, la prima volta che si è Certo. imbattuto nelle sue parole? Ce lo racconta? Guardi, è stato proprio merito di Emanuele Borsotti, che io conosco da ormai parecchi anni, è stato proprio il primo che mi ha parlato di quest'autore quando ancora, forse adesso pian piano si sta un po' più diffondendo anche in Italia la conoscenza di quest'autore, penso meraviglioso, ma allora era ancora abbastanza sconosciuto ai più, e mi regalò un libricino ancora più agile, più esile di questo, a livello di pagine, ma non di contenuti, che è Cristo come i papaveri, in una prima traduzione. Ecco, e mi sono innamorato, ecco, da lì, della sua scrittura, del suo modo anche di descrivere le cose semplici della vita. Questo testo era tratto una riflessione anche su un tema forte come quello della morte. Ma davvero mi ha illuminato, ecco, e l'ho riletto immediatamente più volte, quasi ogni giorno, da quando mi è stato regalato. E quindi, ecco, l'ho incontrato attraverso questo suo libro molto particolare, perché poi si tratta di frasi molto brevi, molto lapidarie, e da lì ho iniziato, ecco, a frequentarlo maggiormente, sia in lingua originale che nelle varie traduzioni italiane che poi si sono anche succedute da varie case editrici. E quindi ci ritroviamo qui adesso con in mano quest'ultimo testo pubblicato dall'edizione Zarpini. Ed è molto interessante anche, senza nulla togliere alle cosiddette grosse case editrici, no? Ed è molto interessante, dicevo, il fatto che Christian Bobin sia stato pubblicato, se non ricordo male, quasi esclusivamente da piccole case editrici. Questo che cosa significa? Sì, Significa sì. che nella piccola realtà, delle edizioni ci sono a volte delle ricerche, è un percorso veramente importante, no? Libro dopo libro. Per esempio, le edizioni Sampino che pubblicano La vita scrive a matita, poi Un Certo. cigolio d'altalena e altri libri, la casa editrice Kikaion che ho citato poco fa, e poi, se non ricordo male, anche una Anima piccola casa di Mundi. Servizium, se non ricordo male, no? Servizio, Che certo, ha sì. pubblicato anche Sono proprio Cristo. piccole case editrici che, insomma, riescono a scovare spesso dei tesori che sfuggono a volte al setaccio invece di quelle più note, ecco, Ma più penso che Christian conosciute. Bobin fosse anche contento, no? Perché i suoi libri, che sono piccoli libri, piccoli pensieri che aprono degli spiragli nella mente e nel cuore, penso che lui gradisse anche queste piccole esperienze, ma così grandi nel loro essere presenti sul mercato a raccontare la sua parola. Sì, ne sono convinto anch'io. Penso che da amante proprio della vita più invisibile, piccola, sicuramente, insomma, gradisca tutto questo, ecco. Sì. Stiamo raccontando in questi giorni, Gianluca Chemini, il Festival Filosofia che quest'anno è dedicato proprio alla parola, al Sì. significato e al plurale significato della parola. E per Christian Bobin la parola ha un valore molto importante nella sua piccola Certo. presenza, come lui ha sempre sostenuto, no? Ricordo un libro quando lui diceva: quello che ci salverà, sempre che qualcosa ci debba salvare, è la semplicità inaudita di una parola.
Ora io vorrei soffermarmi su questa parola, la semplicità inaudita della parola. Cioè noi siamo abituati alla parola roboante, allo stupore, no? Come dicevano i francesi secoli fa, pure Pâté le bourgeois, no? Per stupire, perché la parola faccia sia una parola da mettere in vetrina. No, le parole di Christian Bonbain non sono da mettere in vetrina, sono da sporcarsi le mani nella vita di ogni giorno, ecco. E qual è questa inaudita presenza della parola per lei, Gianluigi Chemini? Sì, guardi, proprio Bobin scrive anche in questo libro, tra l'altro, proprio questo: solo la visione delle cose semplici ci salva. E riguardo alla poesia, alla parola poetica, ha alcune anche pagine in questo libro, La vita scrive a matita, di riflessione. E leggo solo una sua frase proprio perché riguarda questo aspetto della parola poetica. Lui scrive: la poesia pratica qualche foro nell'osso cavo del linguaggio per farne un flauto. Ecco, la parola di Bobin ha proprio, secondo me, questa caratteristica. È una parola che appunto, toccando e sporcandosi le mani, come diceva lei, con le cose più quotidiane, più semplici della vita, riesce come a forare la superficie, a far emergere proprio quell'invisibile, quel senso che a volte sfugge, e a farne un flauto, cioè a far suonare, cantare la vita quotidiana, la vita di ogni giorno, in modo inaudito. Ecco, penso sia questa la forza della parola, anche della parola di Bobin. E quindi, ecco, in questo testo proprio ci sono anche tantissime vicende, poi narrate, ma che apparentemente insignificanti, come può essere, mi viene in mente ad esempio, racconti di un ritardo di un treno che avrebbe dovuto prendere, o di un ragno che trova nel suo bagno appeso al filo vicino al lavandino, ecco, e grazie alla parola invece, alla parola riesce proprio ad aprire queste fessure un po' sulla realtà di ogni giorno, da cui emerge anche una musica, una luce, è qualcosa che davvero aiuta anche il lettore, poi almeno con me ha sempre questo effetto, a così ad aggirarsi poi nella sua vita con il sospetto che, ecco, dietro la superficie e la superficialità si celino invece sempre dei miracoli, ecco, che spesso ignoriamo ogni giorno. La vita scrive a matita, Gianluigi Chemini. Partiamo da quell'oggetto che è la matita. Sì. Ed è un oggetto apparentemente normale, ma molto speciale, no? Certo. E la matita è un oggetto di scrittura, ma è anche un altro oggetto che rappresenta ben altro. Poi la matita va di pari passo, almeno se vedo io qui davanti in questo studio, già mi prendono in giro perché io sono un amante delle matite, ho quattro temperini, no? Però uniamo questi due oggetti, la matita e il temperino, perché ogni tanto questa matita bisognerà pur temperarla. E l'azione, io mi immagino Christian Bobin quando temperava una matita, no? Che non era semplicemente, e per tutti noi, non è semplicemente un gesto che facciamo, e che facciamo sempre meno, penso, no? Nel temperare la matita, quindi ristabilire la punta. Ma qui questo temperare, questa coniugazione del verbo temperare, sì, passa per la matita, ma entra nella mano, arriva dentro il foglio, per arrivare dentro le nostre vite, e quel temperamento, no, a cui dobbiamo forse un po' tendere, Gianluca Chemini. Sì, sì, guardi, è proprio un'immagine suggestiva quella della matita, che appunto, prima di tutto, non è la vita scrive a computer, e mi sembra molto consolante questa cosa, noi che ormai siamo troppo abituati forse ad avvalerci anche di questi strumenti, ma e tra l'altro nelle sue pagine spesso c'è anche, come anche in altri suoi testi, una velata critica, no, a questo, quello che lui chiama un po' il carro armato del progresso, che a volte ci toglie proprio alcune cose semplici, ma cariche di significato della vita. E quindi, come dice lei, appunto, scrivere a matita vuol dire che
A volte si consuma questa punta che c'è bisogno di temperarle. Questo può accadere effettivamente anche nella vita, che scrivendo, lasciando delle tracce, vivendola, a volte capiti di perdere un po' la punta, a volte si può rompere anche questa punta. E allora ecco quell'azione di temperare, anche della temperanza, poi questa virtù che è stata anche molto, molto scritta. Su cui si è scritto molto anche insomma nell'antichità, anche nella spiritualità cristiana e non solo. Ecco, a volte, proprio siccome la vita scrive a matita, c'è sempre il bisogno di temperarla, di affinarla, di ricentrarsi. E penso che autori come Christian Bobin, come tanti altri, ci aiuti proprio anche forse a volte a temperare un po' la nostra vita, a farcela affrontare in modo anche più consapevole. Ecco. E poi mi ha sempre affascinato anche questo collegamento, se mi permette, che la vita scrive a matita e la matita non è il computer, ma non è neanche la penna. Quindi la matita è anche qualcosa di cancellabile, E la morte proprio come passa la gomma. la morte passa la gomma. E a volte viviamo anche in una stessa vita e forse in ogni giornata tante piccole morti, tante cancellature, e quindi ci dice anche forse un po' della fragilità di questa nostra vita, ma insieme c'è quella fragilità però anche appunto delle cose preziose, ecco, non solo, delle cose effimere. Eh sì, questa vita che ci sembra molto forte, ma è soprattutto molto fragile, ma nonostante tutto quel gioco che è la vita, se ricordo bene come scriveva Christian Robin, è quel gioco in cui uno bisogna che si avvicini il più possibile, no? A se stessi, senza accorgersene. E questo è molto bello, no? Senza accorgersene. Vale a dire, noi siamo sulla scena della vita, ma dobbiamo essere degli attori talmente bravi che entriamo nella nostra parte dimenticandoci, no, di tutto, ma la nostra, recitiamo la nostra parte, non la parte di un altro. E questa è la cosa importante, che forse tra le parole e soprattutto negli spazi bianchi, perché i libri di Christian Bobin sono da leggere, sì, nelle parole, ma soprattutto negli spazi bianchi, perché lasciano molto, molto spazio alla immaginazione, al pensiero, alla vita privata, a quella domanda. E io come sono rispetto a queste parole? Sì, assolutamente. Infatti penso che ogni libro di Bobène vale anche per questo, non si possa mai leggere tutto d'un fiato, ecco. Costringe proprio a volte quasi ad ogni pagina a fermarsi, e ci aiuta anche a recuperare una lentezza che a volte proprio nella vita nostra di tutti i giorni, così frenetica, non riusciamo a ritagliarci. Invece, ecco, una lettura di un libro del genere, ti costringe quasi a volte a fermarti e ad assumerne quasi una goccia alla volta, giorno per giorno. Lei poco fa ha accennato alla parola poesia, no? Parlando della scrittura di Christian Bobin, ma qual è la presenza poetica di quest'uomo? Guardi, penso che sia proprio, consista proprio nello sguardo con cui guarda alla vita. E mi colpisce perché questo libro, che appunto raccoglie alcuni piccoli contributi che l'autore ha scritto tra il 2007 e il 2019 per la rivista francese Le Monde Religion, ci aiuti proprio anche a sbirciare nella vita dell'autore di Bobin e a farci prendere consapevolezza un po' di più, per quanto possibile, ovviamente pochissimo, di come però fosse davvero il suo sguardo sulla vita, la sua postura poetica, perché ci regala anche alcune scene di vita che ha vissuto, alcune riflessioni che difficilmente ho trovato anche in altri testi. E quindi mi ha aiutato molto a comprendere ecco, quello che la sua postura, che a volte è, ad esempio, incantarsi di fronte a questo pioppo tremulo, che forse è uno dei protagonisti più ricorrenti di questo testo, paradossalmente, che aveva probabilmente davanti a casa, alla finestra,
e che ne scrive, ecco, come fosse davvero un essere umano, un protagonista degno di un romanzo. E quindi questa è un po' la sua postura, ecco, di regalarci questo sguardo sulla vita, sul reale, diverso, che va oltre le apparenze. È molto suggestivo, Ci perché fa ascoltare un volte. altro passaggio, Gianluigi Chemini. Certo. Guardi, è un po' particolare, perché forse ne facevo cenno prima. Parla un po' di questo ragno che è caduto sul fondo del suo lavandino. Ecco, e da qui inizia a scrivere così. Niente, ma cos'è niente? Perché così tanti giorni di vita ricevuti in dono? Forse che una rosa trascorre un solo giorno dove non ci sarebbe niente? Probabilmente no. Non ci resta che attraversare la vita con la sensibilità di una rosa, in modo da non poter mai dire, venuta la sera, niente. Questa mattina un bel ragno è caduto sul fondo del lavandino. Le pareti erano troppo lisce perché riuscisse ad uscirne. Errava in un paese di zinco, lentamente avvelenato dalla nostalgia, come il poeta Du Bellay nel XVI secolo. Lo fu goccia a goccia fra i marmi italiani, lontano dalla sua nativa Anjou. Il ragno ha sussultato quando mi ha visto. Quanto pesa il cervello di un ragno? Per quanto piccolo sia, può contenere un terrore infinito. Il tremare per la sua vita l'aveva reso come me. Ero lo sciocco angelo del destino. Potevo affogarlo, schiacciarlo. E poi credo che abbia capito. C'è un legame molto stretto fra la santità e lo spavento. È perché hanno potuto dare del tu agli abissi che i santi parlano così bene del cielo. E poi prosegue paragonando questo ragno a Teresa di Lisieux. Avevo salvato Teresa di Lisieux, perché ragno in francese è un termine femminile, tra l'altro, da un annegamento annunciato. Ecco, questo fa capire davvero come da esperienze minuscole della vita, ecco, si riesca insomma, attraverso la parola, ecco, a produrre pagine di questo livello e riflessioni proprio sulla vita, sul suo senso. Mi ha colpito, ecco, questa pagina, perché è disarmante per certi versi, no? Eh sì, puoi vivere con la sensibilità di una rosa, straordinario, no? Forse sta a noi decidere di vivere con questa sensibilità guardando o solamente la rosa o solamente le spine, oppure prendere la rosa nel fiore e nelle spine, perché poi la vita ci traccia e una e l'altra cosa. Gianluigi Certo. Chemini, facciamo un passo indietro. Di certo qualche nostro ascoltatore che sta ascoltando questa nostra conversazione Sì. potrebbe chiedersi: ma chi era Christian Bobin? Ce lo vuole raccontare? Certo, per quel che posso, ecco, Christian Bobin purtroppo ci ha lasciato a novembre del 2022, quindi poco tempo fa, insomma. E penso sia difficile da definire. Lui stesso probabilmente non vorrebbe definirsi in alcun modo, se non, ecco, come diciamo, era un uomo molto, molto riservato, tra l'altro, come scrittore, anche se scrittore riconosciuto in Francia. Per alcuni autori, addirittura era uno dei massimi scrittori francesi viventi, eppure ha sempre vissuto questa vita molto ritirata. Nella Borgogna francese, vicino al suo paese di origine, vivendo un po' anche ai margini del villaggio, quindi sulle soglie di un bosco. Ed è, penso, un cantore proprio delle cose semplici. Ecco, quest'autore che pian piano, appunto, sta venendo tradotto in italiano, per fortuna, per chi non conosce il francese, e in francese era edito dalle edizioni Gallimard, quindi comunque, insomma, tra le edizioni più note anche francesi. Però ha tenuto proprio sempre un profilo molto, molto essenziale, molto semplice,
uomo di una spiritualità profonda. È davvero difficile, definirlo. Forse non vorrebbe essere definito neanche come scrittore, ecco, non saprei, perché in più punti scrive proprio di non sentirsi tale, di non voler essere definito tale. Noi... Forse potrebbe descriverlo bene il suo lavoro, e concludo, con quello che scrive in una sorta quasi di testamento, a un certo punto all'interno di questo libro. E dice così: lascio in eredità il mio silenzio alle nuvole e le mie risate a un albero il cui gioco, l'anima e il respiro mi stordivano. Ecco, uno scrittore che lascia in eredità il silenzio dice già molto, penso, di Christian Bobin. Gianluigi Chemini, noi quando raccontiamo i libri di poesia, e lo facciamo anche oggi, anche se non è un libro di poesia, facciamo sempre un gioco molto banale, ci permetta. Lei prende in mano il libro, lo apre a caso e ci legga, nella casualità del caso, come direbbero gli scrittori sudamericani, che cosa incontra D'accordo. il suo sguardo. Vediamo. Ecco Che cosa ha trovato? qua. Un capitolo, un paragrafo intitolato Una giornata ordinaria. Leggo la prima parte, così. Io viaggio ormai con i miei morti. Ho i loro nomi sulla punta della lingua, le loro mani posate sulle mie mani, il loro gusto della vita che sale nei miei occhi come champagne. Ecco dunque il racconto di una giornata ordinaria trascorsa sulla terra nell'eterno, nella verifica di quel principio angelico. Nessuna giornata è banale. E poi inizia a narrare questa giornata ordinaria che diventa nel suo linguaggio immediatamente straordinaria. Devo prendere il treno e mi alzo prima del solito. E proseguo con il racconto di questa giornata. Ma in questo viaggio, e concludiamo questa conversazione, ma in questo viaggio che ci propone la scrittura di Christian Maubert, e forse proprio in questo libro, La vita scriva matita, pubblicato dall'edizione Sampino, c'è un viaggio che vede sempre il tema, la pagina della morte, no? L'ha letto poco fa lei, viaggio ormai con i miei morti. Leggere le parole di Christian Maubert ed è entrare nella parola morte da una porta non di servizio, ma dalla porta principale, perché la rende talmente semplice, talmente normale, che in questa normalità, assume una luce veramente molto particolare. Lei cosa ne pensa? Guardi, il tema della morte effettivamente è paradossalmente molto presente in tutti i testi di molti dei testi di Bobin, che invece è contemporaneamente anche un cantore della vita semplice. E anche in questo testo effettivamente si tratta di questo tema, ma appunto sempre come fosse proprio parte della vita, non la fine di tutto, mai la fine di tutto, ma un passaggio della vita, a volte anche sofferto, perché ci sono pagine spesso in cui narra anche della sua sofferenza per la morte di figure a lui vicine, del padre, ma anche di altre persone. Però veramente, ecco, mi ha sempre colpito questo, cito abbastanza a memoria, per cui perdonate se non è precisa la citazione, da un altro suo testo dove dice a una sua amica, appunto, che ha perso la vita, dice: alla fine tra noi e i morti ci separa una parete di carta. Io ti sento camminare dietro. Ecco, c'è questa parete di carta nella sua scrittura, tra la vita e la morte, che davvero, è di carta, ecco, questa parete, sì. Bella questa immagine che ci ha regalato Eh sì, è meraviglioso. questa parete di carta e dietro la quale possiamo vedere, intravedere, sentire chi ci è vicino e non solo. Gianluigi Chemini, lei è sacerdote. Quanto entra la parola di Christian Bobin? Perché questa mattina, rivedendo un po' le sottolineature di questo libro, e qui torniamo alla matita, ovviamente. Rivedendo le sottolineature di Certo. questo libro mi sono chiesto: ma io ho mai ascoltato una predica la domenica dove è stato citato Christian Bobin? E mi sono detto: forse no. Lei l'ha mai citato? Guardi,
Io lo cito forse fin troppo, perché i parrocchiani iniziano un po' a prendermi in giro avendo capito la mia passione per questo autore, però trovo che autori come lui, ma anche come tanti altri, forse dare anche più spazio alla letteratura, alla poesia, potrebbe forse salvare un po' a volte il nostro linguaggio religioso dall'essere o troppo, insomma, moralistico, o troppo desueto, o troppo a volte specialistico, e io cito molto anche per deformazione forse di studi precedenti, ma letteratura, poesia e Vauban, soprattutto, guardi, lo dico proprio perché l'ho sperimentato, ad esempio nel celebrare i funerali, che sono sempre momenti molto delicati di passaggio, spesso qualche pagina di Vauban parla più di molte parole, e è veramente commovente, perché anche chi ascolta si sente toccato e si sente conosciuto. È un po' l'esperienza che si fa nel leggere i testi di autori così. Ecco, sentirsi forse riletti e conosciuti, meglio di come noi sapremmo fare da noi stessi, ecco. E quindi, ahimè, sì, lo cito molto spesso, Lei ha detto poco ma con fa, ha grande piacere. detto poco fa toccare. Mi è venuta in mente una conversazione con un poeta il quale mi disse questa cosa. E scrivere poesia per me è una cosa molto difficile. Mi piace molto, ma mi piacerebbe riuscire a toccare le persone con le parole. E questa immagine è molto bella e credo che entri proprio nello sguardo di scrittura e nella parola di Christian Maubert, perché Christian Maubert tocca le persone. Sì, le tocca proprio nella loro interiorità, nella loro intimità. È una scrittura molto, appunto, molto, se vogliamo, fisica, molto forte anche da questo punto di vista. E molto sensoriale, perché poi in questo testo, ad esempio, cita anche spesso musicisti, citando anche proprio dei brani specifici, o anche pittori. Ed è come, ecco, se leggendo davvero tutti i sensi fossero coinvolti, regala veramente suggestioni anche di questo tipo, ed è proprio così, Prima di ci si salutarci, sente Gianluigi Chemini, qual toccati. è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ma guardi, le posso dire quello che ho sul comodino, Certo. che è un romanzo, di solito la sera prima di dormire leggo romanzi. E l'ho trovato per caso in una libreria, non conoscevo bene l'autore ancora, ed è Un buon posto in cui fermarsi di Matteo Bussola. Matteo Bussola, E il nuovo racconta, romanzo di Matteo Bussola. ecco, sì, storie di uomini fragili, ecco, fragili. Ed è molto interessante anche associare questo aggettivo al maschile, ecco, molto, molto interessante. L'ho appena iniziato, È però, il libro di confesso. Matteo Bussola, è veramente un buon posto in cui fermarsi. E poi questa storia, che tra l'altro racconteremo molto presto qui nel posto delle parole, Ah, è una ecco. storia che commuove perché ti fa entrare dentro il dolore e la gioia della vita, nonostante tutto. Grazie davvero Gianluigi Chemini e buona giornata. Grazie, grazie a lei, grazie.